Con la Francia, Jean-Pierre Papin ha segnato 30 gol in carriera. Un bottino lusinghiero che fa di lui il goleador più importante della storia patria, assieme al mito Just Fontaine, peraltro mai premiato da un pallone d'oro. GPP, come veniva sintetizzato, riceve il riconoscimento come miglior giocatore europeo nel corso del 1991, quando i suoi gol servono la causa dell'Olympique Marsiglia. Del club francese, Papin è l'elemento di spicco, e ciò non vale solo per la sua annata dorata, se è vero che il centravanti è stato nominato atleta del secolo, un riconoscimento importante, ancor più se si pensa che Papin ha legato il suo nome a diverse società. Oltre al Marsiglia, infatti, GPP ha prestato la sua opera in molti paesi. In Francia ha vestito le divise anche del Valenciennes, del Bordeaux e del Guingamp. In Belgio ha giocato per il Bruges. In Italia ha disputato 2 campionati con il Milan e altrettanti ne ha fatti in Germania con il Bayern Monaco. L'esperienza con la squadra di Fabio Capello è trascorsa tra gioie e dolori. Tra le prime rientrano i gol belli e importanti che hanno confermato come il Pallone d'Oro 1991 fosse all'altezza di un immane compito assegnatogli: raccogliere l'eredità niente meno che di Marco Van Basten, insieme al quale ha anche disputato alcune partite. Tra le amarezze rientra invece qualche esclusione di troppo nell'undici titolare. Anche Papin è stato costretto a sopportare una delle leggi del calcio contemporaneo, quella del turnover, che in nome dei troppi impegni spesso confina in panchina anche campioni che è un peccato non vedere in campo.